Giovanni, allora si conclude questa 3 giorni della scuola di fisica con Arduino e smartphone. Quindi perché e smartphone? Tu hai Perché accompagnato i docenti in un'avventura interessante. allora, questa scuola è pensata per innovare il modo di fare laboratorio in classe. Ci sono due modi per farlo: l'uso di tecnologie nuove come Arduino e l'uso di tecnologie nuove, diciamo, ma di alto tipo come gli smartphone. Qui abbiamo avuto alcuni esperimenti fatti con Arduino, come quello che abbiamo visto nell'altra intervista, e alcuni esperimenti invece fatti con gli smartphone. In questo caso, questo gruppo ha realizzato la misura dell'effetto Doppler, misurando la frequenza di un tono sonoro di frequenza data quando la sorgente era ferma e quando la sorgente era in movimento. E tutto è stato reso possibile dall'utilizzo di una app per smartphone che si chiama Phifox, che è stata sviluppata da alcuni miei colleghi dell'Università di Aachen in Germania e alla quale stiamo collaborando per migliorarla ulteriormente. Questa app permette di fare misure di fisica abbastanza precise ed è molto versatile e permette quindi di sostituire tutta una serie di strumentazione che normalmente si trova in un laboratorio di fisica usando semplicemente uno smartphone o un tablet, come in questo caso. Com'è stato quindi questo incontro, rincontro con la fisica per voi utilizzando molta manualità ma anche software? Accorgersi che ci sono molti errori che bisogna cercare di minimizzare e vedere, di cercare di trovare il dato previsto dal punto fisico. Quindi quella è stata secondo me la parte più complicata per noi. Come mai avete scelto l'effetto Doppler come esercizio? Forse proprio prendendo spunto dai suggerimenti del professore quando ci ha illustrato questa nuova funzionalità. E siccome tutti i ragazzi in classe hanno a disposizione questo strumento, forse era quello più semplice da utilizzare. E poi l'effetto Doppler si può fare anche facilmente in classe senza aver bisogno di un laboratorio, perché basta prendere un amplificatore di segnale e far correre magari un ragazzo verso lo strumento poco citato. Effettivamente i risultati sono ottimi. Qui potete vedere l'andamento nel tempo del segnale acustico, l'intensità acustica. Poi facendo ad esempio la distanza tra due picchi mi dà il periodo e dal periodo ricavare la frequenza. Si possono esportare questi dati in formato Excel, molto semplicemente elaborarli perché ci sono, vedete, da questa parte tutti quanti i riferimenti numerici. Per lo studente, trovarsi di fronte a un'attività del genere lo aiuta ad entrare meglio e più. Secondo me sì, perché peraltro può anche andare a verificare la velocità che uno ha ottenuto. Chiaramente non è semplice ottenere una velocità costante, però si può calcolare anche la velocità volendo, dopo con questi dati che uno ha rilevato. Vi siete divertiti? Sì, Molto. molto. Direi che una delle cose sorprendenti è che normalmente si ha la percezione per cui l'effetto Doppler è apprezzabile per velocità molto alte. Invece questi strumenti mi permettono di misurare questi effetti a velocità relativamente basse. Di fatto, diciamo, lui faceva il corridore con la sorgente sonora a bordo e produceva un effetto Doppler effettivamente misurabile con lo strumento. Non è apprezzabile dall'orecchio umano la differenza, ma con lo strumento si può effettivamente misurare. Vi sentite con qualche strumento in più come docenti per affrontare Sicuramente l'ora di fisica? cercare di conoscere le altre applicazioni di questa app, delle altre misurazioni. Approfondire, però come esperienza completa, perché ci siamo confrontati in tutti e 3 giorni, quindi sia dal punto di vista di esperienze significative tutte, e anche appunto di approcci differenti, no? Tutti laboratoriali, quindi rispendibilissimi a scuola con i ragazzi, cioè la parte quella creativa, quella della curiosità, della ricerca è tutta in campo. Questa seconda edizione è solo una conferma, sei sulla strada giusta. Grazie.